Salve, sono Cesare Crova e sono il docente del corso di Teoria e Storia del Restauro 1 e 2 presso l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Che cos'è questa materia e quali sono gli obiettivi che si prefigge il corso? Gli allievi è importante nel corso dei loro studi che abbiano una conoscenza approfondita di quella che è stata la storia del restauro a partire dall'antichità arrivando fino ad oggi, per avere quel bagaglio culturale che gli consenta di affrontare nuovi casi di restauro, ma anche di potersi confrontare con precedenti interventi su un'opera d'arte e quindi saper leggere, attraverso appunto questa formazione teorica di base molto forte, quelli che sono stati i precedenti interventi sviluppati e realizzati sull'opera d'arte. Vedremo, quindi faremo un percorso nella storia, partendo dall'antichità e quindi vedendo come ci si approcciava nel mondo antico, alla tra virgolette conservazione dell'opera d'arte, arrivando fino al Medioevo, passando per il Rinascimento e arrivando fino ai giorni nostri, fino a quelli che è la linea di demarcazione, se vogliamo, che individua l'approccio all'intervento sulla preesistenza, quindi secondo quelle che in generale vengono chiamate le maniere del tempo. Appunto, alla fine del Settecento, quando c'è una diversa visione delle cose, ci sono i primi interventi di scavo delle aree archeologiche, parliamo di Ercolano, parliamo di Pompei, parliamo della Rivoluzione francese che demarca all'interno appunto del contesto transalpino quello che è un diverso atteggiamento verso la preesistenza, quindi la necessità di conservare per la nazione. E quindi arriviamo all'Ottocento con la nascita, nel restauro modernamente inteso, di tutta una serie di riflessioni che proprio a partire dalla Francia ci indirizzano verso un nuovo modo di vedere l'approccio alla conservazione dei beni culturali nel senso più ampio del loro termine. Inizialmente parleremo di architettura perché è principalmente su di essa che noi andremo a rivolgere il nostro interesse. Così i restauri condotti nel primo terzo dell'Ottocento, in particolare sulle architetture romane del Colosseo e dell'Arco di Tito, che rappresentano un po' gli esempi il cui approccio alla conservazione è ancora oggi assolutamente valido. Per poi vedere tutta la riflessione teorica che si svilupperà in Francia in quegli anni, nella decade che va dal 1830 al 1840, con la costituzione degli ispettori generali dei monumenti, che porterà alla nascita del restauro cosiddetto stilistico, quindi di un restauro e di un approccio alla conservazione di carattere reversibile, cioè rendere reversibile il tempo e far tornare un monumento a un aspetto antico che forse, come affermava Viollet-le-Duc, che conosceremo nell'ambito di questo corso, uno dei padri del restauro stilistico, poteva appunto non essere mai esserci stato. Affronteremo la conoscenza del restauro invece in ambiente anglosassone e quindi le riflessioni teoriche espresse soprattutto dai letterati, John Ruskin per fare un esempio, e che ci guiderà a capire quella che invece è la riflessione che si sviluppa nell'ambiente anglosassone in questo periodo, per arrivare in Italia negli anni 80 dell'Ottocento con Camillo Boito e la nascita del restauro cosiddetto filologico. Egli non fa altro che raccogliere quelle che sono le riflessioni che durante il XIX secolo si erano andate sviluppando, quindi prende sia dal restauro francese che dalla teoria anglosassone che dagli interventi realizzati a Roma agli inizi dell'Ottocento, li accorpa e tira fuori quella che è una sorta, chiamiamolo impropriamente, di decalogo di quello che doveva essere il modo di intervenire sul monumento. Soprattutto, è la parte più importante,
In Italia il monumento è visto come un documento e quindi un documento di storia che come un libro va sfogliato perché ci racconta il suo essere passati attraverso la storia, declinandolo in tutte quelle che sono le stratificazioni che si possono leggere, al contrario di quello che veniva affermato in Francia in quegli stessi anni, e cioè che il monumento era un modello a cui ispirarsi, che appunto, come ho detto prima, poteva non essere mai esistito. E quindi vedremo come matura il concetto di restauro, soprattutto di carattere architettonico, ma senza tralasciare quello che piano piano si sta sviluppando anche all'interno del restauro delle opere d'arte mobili, quindi sculture e pitture che piano piano stanno prendendo piede proprio alla fine dell'Ottocento, e quindi le riflessioni teoriche di un Cavalcaselle fino ad arrivare ai restauri delle botteghe, le cosiddette botteghe, gli atelier, all'interno dei quali si imparava il mestiere svolgendolo direttamente. E una fase molto importante sarà quella che si avrà nei primi anni del Novecento, con le riflessioni teoriche di Gustavo Giovannoni, che porteranno alla declinazione del restauro filologico nell'accezione del restauro scientifico, e soprattutto si arriverà negli anni 30 del Novecento alla nascita dell'Istituto Centrale del Restauro, nato con una valenza politica, se vogliamo, perché lo Stato, quindi il Regno d'Italia, attraverso il Ministero dell'Educazione Nazionale, quella che prima e successivamente si chiamerà Ministero della Pubblica Istruzione, vorrà centrare il restauro in un unico consesso, all'interno del quale ci fossero tutte quelle figure professionali che prima erano un po' sparse e che quindi diventi un restauro sostanzialmente tra virgolette di Stato. E quindi poi vedremo tutto quello che da qui nasce le teorie del restauro di Cesare Brandi, fino ad arrivare poi in ambiente fiorentino al restauro declinato da Umberto Baldini, senza dimenticare le carte del restauro che proprio nel Novecento prenderanno corpo, la carta di Atene, la carta italiana del restauro del 1932, la carta del restauro di Venezia del 1964, fino ad arrivare all'importante carta del restauro del 1972 del Ministero della Pubblica Istruzione, la quale raccoglierà in sé non solo il restauro architettonico, ma anche appunto quello delle opere mobili. Purtroppo non si tratta di leggi, ma si tratta di carte, quindi di indicazioni che potevano essere date, e per questo una parte del corso sarà anche dedicata proprio allo studio delle leggi dedicate in particolare alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale, non in modo approfondito, ma per far capire all'allievo l'importanza di queste leggi a partire dagli inizi del Novecento, benché queste trovino già fondamento molto prima, già nel XIX secolo, appunto a partire dal Novecento, 1902, 1909, le importantissime leggi sulla conservazione, quindi sulla tutela del patrimonio culturale del 1839, fino ad arrivare alle norme attuali. Quindi un corso che si prefigge di dare delle informazioni utili all'allievo, che potrà poi approfondire come meglio crede, ma che gli diano quella solida base di partenza che gli consenta di affrontare nel modo migliore tutti quelli che sono gli aspetti legati alla sua formazione di restauratore, di conservatore, che troverà all'interno appunto dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila.